Capitolo 24. La mia situazione era tale per cui ogni pensiero volontario veniva inghiottito e perso. Ero sospinto dalla furia. Solo la vendetta mi dava forza e compostezza. Forgiava i miei sentimenti e mi permetteva di essere calmo e calcolatore in momenti in cui, altrimenti, il delirio o la morte sarebbero stati il mio destino. La mia prima decisione fu di lasciare Ginevra per sempre. Il mio paese, che quando ero felice e amato mi era caro, ora, nell'avversità, mi divenne odioso. Presi una somma di denaro e qualche gioiello che era stato di mia madre e partì. In quel momento iniziò il mio vagare che terminerà soltanto con la morte. Ho attraversato una vasta porzione della terra e ho sopportato tutte le privazioni che i viaggiatori nei deserti e nei paesi barbari devono incontrare. Non so nemmeno io come sia sopravvissuto. Molte volte ho sdraiato le mie deboli membra su una distesa sabbiosa e ho pregato di morire. Ma la vendetta mi manteneva in vita. Non osavo morire e lasciare il mio avversario vivo. Quando lasciai Ginevra, il mio primo compito fu di ottenere qualche indicazione con la quale poter seguire le tracce del mio diabolico nemico. Ma il mio piano era impreciso e io vagai per ore intorno ai confini della città, indeciso su quale via prendere. Quando si avvicinò la notte, mi ritrovai all'entrata del cimitero in cui William, Elizabeth e mio padre riposavano. Entrai e mi avvicinai alla lapide che indicava i loro sepolcri. Tutto era silenzioso, eccetto le foglie degli alberi, gentilmente agitate dal vento. La notte era quasi buia e la scena sarebbe stata solenne e toccante anche per un osservatore disinteressato. Gli spiriti dei defunti sembravano aleggiare intorno e gettare un'ombra, sentita ma non vista, intorno alla testa di colui che piangeva. Il profondo dolore che questa scena aveva dapprima suscitato ben presto diede spazio alla rabbia e alla disperazione. Essi erano morti e io vivevo. Anche il loro assassino viveva e per distruggerlo dovevo trascinare la mia stanca esistenza. Mi inginocchiai sull'erba e baciai la terra e con labbra tremanti esclamai: «Giuro sulla sacra terra su cui sono inginocchiato, sulle ombre che aleggiano intorno a me, sul profondo ed eterno dolore che provo e su di te, notte, e sugli spiriti che presiedono su di te, di perseguire il demone che ha causato questa sventura finché lui o io moriremo in una lotta mortale. Per questo preserverò la mia vita. Per eseguire questa cara vendetta guarderò ancora il sole e calpesterò la verde erba della terra che altrimenti scomparirebbero per sempre dalla mia vista». E chiedo a voi, spiriti dei morti, e a voi, ministri vaganti della vendetta, di aiutarmi e di guidarmi nel mio compito. Fate che il maledetto e infernale mostro assapori un'angoscia profonda. Fate che senta la disperazione che ora tormenta me. Avevo iniziato il mio giuramento con una solennità e con un timore che quasi mi assicuravano che le ombre dei miei amici assassinati udissero e approvassero la mia devozione. Ma le furie si impossessarono di me mentre concludevo e la rabbia soffocò il mio parlare. Dal silenzio della notte giunse una risposta. Era una forte e demoniaca risata. Risuonò forte e a lungo nelle mie orecchie. Le montagne ne rimandarono l'eco e mi parve che l'intero inferno mi circondasse con risate di scherno. Di certo in quel momento avrei dovuto essere preso dall'impeto e distruggere la mia esistenza, ma il mio voto era stato udito e io ero destinato alla vendetta. La risata svanì e un'odiata voce che conoscevo bene, apparentemente vicina al mio orecchio, si rivolse a me in un sussurro appena udibile. «Io sono soddisfatto, miserabile disgraziato. Hai deciso di vivere ed io sono soddisfatto». Mi lanciai verso il punto da cui era venuto il suono, ma il diavolo sfuggì alla mia presa. Improvvisamente, il largo disco della luna si alzò e illuminò in pieno la sua spaventosa e distorta figura mentre fuggiva con velocità sovraumana. Lo inseguì, e per molti mesi questo fu il mio compito. Guidato da una vaga traccia, lo seguì tra le anse del Rodano, ma inutilmente.
Apparve l'azzurro mediterraneo e per uno strano caso vidi il demone salire di notte e nascondersi a bordo di un vascello diretto verso il Mar Nero. Trovai un posto sulla stessa nave, ma mi scappò. Non so come. Ho sempre seguito le sue tracce, fra le distese tartare e russe, anche se mi sfuggiva sempre. A volte i contadini, spaventati dalla sua orrenda apparizione, mi informavano sulla sua direzione. A volte lui stesso, temendo che perdute le sue tracce mi potessi disperare e morire, mi lasciava dei segnali per guidarmi. La neve scendeva sul mio capo ed io vedevo l'impronta del suo passo enorme sulla distesa bianca. Voi che entrate ora nella vita, a cui la preoccupazione è nuova e l'angoscia sconosciuta, come potete capire ciò che ho sentito e che ancora sento? Freddo, bisogno e fatica erano i dolori minori che ero destinato a sopportare. Ero maledetto da qualche demonio e portavo con me il mio eterno inferno. Tuttavia, uno spirito benigno mi seguiva e dirigeva i miei passi, e quando mi lamentavo di più, all'improvviso mi tirava fuori da difficoltà che sembravano insormontabili. Talvolta, quando la natura, sopraffatta dalla fame, sprofondava esausta, trovavo nel deserto un pasto, preparato per me, che mi ristorava e mi rinfrancava. Il cibo, a dire il vero, era grezzo, come quello che mangiano i contadini di quel paese, ma non dubitavo che fosse stato messo là dagli spiriti che avevo invocato in mio aiuto. Spesso, quando tutto era secco, il cielo senza nuvole ed io bruciavo dalla sete, una nuvola leggera offuscava il cielo e versava poche gocce che mi ridavano la vita e poi svaniva. Quando potevo, seguivo il corso dei fiumi, ma in genere il demone li evitava, poiché era lì che la popolazione del posto si addensava principalmente. In altri luoghi si vedevano raramente esseri umani e in genere mi mantenevo in vita grazie agli animali selvatici che incontravo lungo il cammino. Avevo del denaro con me e mi guadagnavo l'amicizia degli abitanti dei villaggi distribuendolo. Oppure portavo con me degli animali che avevo ucciso e che dopo averne mangiato una piccola parte offrivo sempre a coloro che mi avevano offerto il fuoco e gli utensili per cucinare. La vita trascorsa in questo modo mi era odiosa ed era solo durante il sonno che riuscivo ad assaporare la gioia. Oh, sonno benedetto! Spesso, quando ero al colmo della miseria, mi sdraiavo per riposare e i sogni mi cullavano fino all'estasi. Gli spiriti che mi proteggevano mi davano questi momenti, o piuttosto ore, di felicità affinché potessi mantenere la forza per portare a termine il mio pellegrinaggio. Privato di questo riposo, sarei affondato sotto il peso delle privazioni. Durante il giorno ero sostenuto e incoraggiato dalla speranza della notte, perché nel sonno vedevo i miei amici, mia moglie e il mio amato paese. Rivedevo il volto benevolo di mio padre. Sentivo i toni argentei della voce della mia Elizabeth e vedevo Clerval nel pieno della salute e della giovinezza. Spesso, quando ero spossato da una marcia faticosa, mi persuadevo che stavo sognando e che giunta la notte avrei goduto della realtà fra le braccia dei miei amici più cari. Che tenerezza angosciosa sentivo per loro. Come mi aggrappavo alle loro care forme, quando a volte mi frequentavano persino nelle mie ore di veglia. E come mi persuadevo che fossero ancora vivi. In questi momenti, la sete di vendetta che bruciava in me moriva nel mio cuore ed io continuavo il cammino verso la distruzione del demone più come un dovere assegnatomi dal cielo, come un impulso meccanico di un qualche potere sconosciuto, che come un ardente desiderio della mia anima. Quali fossero i suoi sentimenti mentre lo inseguivo, non posso saperlo. A volte, a dire la verità, lasciava dei segni scritti sulla corteccia degli alberi o incisi su pietre che mi guidavano e istigavano la mia furia. Il mio regno non è ancora finito. Queste parole potevano essere lette su una di quelle iscrizioni. Tu vivi e il mio potere è completo, seguimi. Io vado in cerca dei perenni ghiacci del nord, dove tu sentirai la sofferenza del freddo e del gelo al quale io sono immune. Se non mi segui con troppo ritardo, troverai qui vicino una lepre morta. Mangia e rinvigorisciti. Vieni, amico mio, dobbiamo ancora lottare per le nostre vite, ma devi sopportare molte ore dure e dolorose prima che arrivi quel momento. Diavolo beffardo. Di nuovo giuro vendetta.
Di nuovo ti prometto, miserabile demone, tortura e morte. Non abbandonerò mai la mia ricerca finché io o lui periremo. E allora, con quale estasi raggiungerò la mia Elizabeth e i miei defunti amici, che sin da ora mi preparano il premio per la mia dura fatica e per il mio orribile pellegrinaggio. Mentre procedevo nel mio viaggio verso nord, la neve si fece più fitta e il freddo aumentò al punto da essere quasi insopportabile. I contadini erano rinchiusi nei loro rifugi e solo pochi fra i più coraggiosi si avventuravano in cerca di animali che la fame aveva costretto a uscire dalle loro tane a caccia di prede. I fiumi erano coperti di ghiaccio ed era impossibile procurarsi del pesce. E così io ero escluso dalla mia principale fonte di sostentamento. Il trionfo del mio nemico aumentava con la difficoltà dei miei sforzi. Un'iscrizione che aveva lasciato portava queste parole: «Preparati, le tue pene sono solo all'inizio. Copriti con pellicce e fai provviste di cibo, perché presto inizieremo un viaggio in cui le tue sofferenze soddisferanno il mio eterno odio». Il mio coraggio e la mia perseveranza furono rinvigoriti da queste parole beffarde. Decisi di non fallire nel mio proposito e, chiedendo al cielo di aiutarmi, continuai con inesausto fervore ad attraversare immensi deserti finché in lontananza apparve l'oceano a formare il limite estremo dell'orizzonte. Oh, com'era diverso dagli azzurri mari del sud! Coperto di ghiaccio, si distingueva dalla terra solo per la sua maggiore asprezza e irregolarità. I greci piansero di gioia quando videro il Mediterraneo dalle colline dell'Asia e salutarono con entusiasmo la fine delle loro fatiche. Io non piansi, ma mi inginocchiai e con il cuore gonfio ringraziai il mio spirito guida per avermi condotto sano e salvo al luogo che speravo, nonostante le beffe del mio avversario, per incontrarmi e scontrarmi con lui. Alcune settimane prima mi ero procurato una slitta e dei cani, e così avevo attraversato le nevi con incredibile velocità. Non so se il demone si avvalesse degli stessi strumenti, ma scoprii che, mentre prima perdevo quotidianamente terreno nell'inseguimento, ora guadagnavo su di lui, tanto che quando vidi per la prima volta l'oceano, egli aveva solo una giornata di vantaggio ed io sperai di raggiungerlo prima che raggiungesse la riva. Con rinnovato coraggio, dunque, continuai e in 2 giorni arrivai a un desolato villaggio sulla costa. Feci delle domande agli abitanti riguardo al demone e ottenni accurate informazioni. Un mostro gigantesco, dissero, era arrivato la notte precedente, armato di fucile e di molte pistole, e aveva messo in fuga gli abitanti di un casolare solitario, spaventandoli con il suo terrificante aspetto. Aveva portato via la loro scorta di cibo per l'inverno e piazzatala in una slitta, per tirare la quale aveva preso una muta di numerosi cani addestrati, li aveva attaccati e la stessa notte, con sollievo degli spaventati abitanti, aveva proseguito il suo viaggio attraverso il mare in una direzione che non conduceva a nessuna terra. E loro supponevano che sarebbe stato rapidamente annientato dal rompersi del ghiaccio o congelato dai ghiacci eterni. All'udire queste notizie, mi prese un momentaneo attacco di disperazione. Mi era sfuggito, e io dovevo iniziare un viaggio distruttivo e senza fine attraverso i ghiacci montagnosi dell'oceano, con un freddo che pochi degli abitanti erano in grado di sopportare a lungo e a cui io, nativo di un clima gentile e soleggiato, non avevo speranze di sopravvivere. Tuttavia, all'idea che il demone potesse vivere e trionfare, la mia rabbia e la mia vendetta tornarono e, come una marea possente, travolsero ogni altro sentimento. Dopo un breve riposo, durante il quale gli spiriti dei morti mi aleggiarono intorno e mi spronarono all'azione e alla vendetta, mi preparai per il viaggio. Cambiai la mia slitta da terra per una adatta alle irregolarità dell'oceano ghiacciato e, procuratami una scorta di provviste, lasciai la terra ferma. Non posso calcolare quanti giorni siano passati da allora, ma ho sopportato una sofferenza che niente, se non quell'eterno sentimento di una giusta ricompensa che ardeva nel mio cuore, mi avrebbe reso capace di sostenere.
Immense e aspre montagne di ghiaccio spesso mi sbarravano il cammino e spesso udivo il fragore del mare sottostante che minacciava di annientarmi. Ma il gelo tornò e rese sicuro il passaggio sul mare. Dalla quantità di provviste che consumai, potrei ipotizzare di aver trascorso 3 settimane in questo viaggio e il continuo protrarre la speranza che ritornava al mio cuore spesso mi strappava dagli occhi lacrime amare di scoraggiamento e di dolore. A dire il vero, la disperazione si era quasi assicurata la sua preda e presto sarei stato annientato da questa sofferenza. Un giorno, dopo che i poveri animali che mi trainavano ebbero raggiunto con incredibile fatica la sommità di una scoscesa montagna di ghiaccio e uno, stremato dalla fatica, era morto, guardai la distesa dinanzi a me con angoscia e all'improvviso il mio occhio afferrò una chiazza scura sulla tetra landa. Sforzai la vista per scoprire cosa potesse essere e lanciai un grido selvaggio di estasi quando distinsi una slitta e le proporzioni distorte di una ben nota figura al suo interno. Oh, con che impeto ardente la speranza visitò di nuovo il mio cuore! Calde lacrime riempirono i miei occhi che io asciugai in fretta affinché non impedissero la visione del demone, ma la mia vista fu oscurata di nuovo da lacrime ardenti finché, dando sfogo alle emozioni che mi opprimevano, piansi a dirotto. Ma questo non era il momento per rallentare. Liberai i cani dal loro compagno morto, diedi loro una ricca porzione di cibo e dopo un'ora di riposo, che era assolutamente necessaria e tuttavia amara e irritante per me, continuai il mio percorso. La slitta era ancora visibile, né io la persi di vista, eccetto nei momenti in cui, per un breve tempo, qualche picco di ghiaccio la nascondeva fra i suoi spuntoni. Io, a dire il vero, guadagnavo sensibilmente terreno, e quando, dopo circa 2 giorni di viaggio, scorsi il mio nemico a non più di 1 miglio di distanza, il cuore mi sobbalzò nel petto. Allora, quando sembravo sul punto di agguantare il mio nemico, le mie speranze furono improvvisamente annientate, e persi ogni traccia di lui come mai era successo prima. Si sentì il fragore del mare sottostante che si muoveva, mentre le acque sotto di me ondeggiavano e si ingrossavano. Ogni movimento divenne più minaccioso e spaventoso. Continuai, ma invano. Il vento si alzò, il mare mugghiava e, come per il colpo possente di un terremoto, si spaccò e si divise producendo un suono tremendo e opprimente. L'opera fu presto terminata. In pochi minuti un mare tumultuoso si rovesciò fra me e il mio nemico ed io rimasi alla deriva sopra un blocco di ghiaccio che si riduceva in continuazione, preparandomi una morte orribile. Trascorsero in questo modo molte terribili ore. Molti dei miei cani morirono e io stesso ero sul punto di affondare sotto l'accumularsi del dolore quando vidi il vostro vascello all'ancora che mi offriva speranze di soccorso e di vita. Non sapevo che i vascelli fossero mai arrivati così a nord e fui stupito di questa vista. In fretta, distrussi parte della mia slitta per costruire i remi e tramite questo riuscii con infinita fatica a muovere la mia zattera di ghiaccio verso la vostra nave. Avevo deciso che se voi andavate verso sud, mi sarei affidato alla pietà del mare piuttosto che abbandonare il mio progetto. Speravo di indurvi a concedermi una barca con la quale poter inseguire il mio nemico. Ma la vostra direzione era verso nord. Mi avete preso a bordo quando il mio vigore era esaurito e sarei presto sprofondato sotto le mie numerose sofferenze fino alla morte che ancora temo perché il mio compito non è stato realizzato. Quando lo spirito che mi guida verso il demone mi permetterà di riposare quanto desidero? O devo morire io e lasciare lui in vita? Se sarà così, giuratemi, Walton, che egli non fuggirà, che voi lo cercherete e soddisferete la mia vendetta con la sua morte. E io oso chiedervi di intraprendere il mio pellegrinaggio, di sopportare le privazioni che io ho subito. No, non sono così egoista. Tuttavia, quando sarò morto, se egli dovesse apparire, se i ministri della vendetta dovessero condurlo fino a voi, giurate che non vivrà. Giurate che non trionferà sui miei tanti dolori e che non sopravviverà per aggiungermi alla lista dei suoi crimini oscuri. È eloquente e persuasivo, e una volta le sue parole hanno avuto potere sul mio cuore, ma non fidatevi. La sua anima è infernale come il suo aspetto. Chiamate gli spiriti di William, Justine, Clerval, Elizabeth, di mio padre e dello sventurato Victor,
e conficcate la vostra spada nel suo cuore. Io aleggerò vicino e guiderò bene la lama. Walton, continuazione, 26 agosto 1700. Hai letto questa strana e terribile storia, Margaret, e non ti senti il sangue raggelare per l'orrore come il mio si gela ancora oggi? Talvolta, colpito da un'angoscia improvvisa, non riusciva a continuare il suo racconto. Altre volte la sua voce rotta ma penetrante pronunciava con difficoltà le parole così piene di dolore. I suoi occhi, belli ed eleganti, si illuminavano ora di indignazione, ora soggiacevano abbattuti alla sofferenza e si spegnevano in una tristezza infinita. A volte dominava la sua espressione e i suoi toni ed esprimeva i più orribili avvenimenti con voce tranquilla, soffocando ogni segno di agitazione. Poi, come un vulcano in eruzione, il suo volto cambiava improvvisamente in un'espressione di rabbia selvaggia e urlava imprecazioni al suo persecutore. Il suo racconto è coerente ed è stato raccontato come un'apparente semplice verità. Comunque, ti confesso che le lettere di Felix e di Safi che lui mi ha mostrato e l'apparizione del mostro che ho visto dalla nave mi convincono ancora di più della veridicità della sua storia e delle sue asserzioni, per quanto oneste e coerenti. Dunque, un tale mostro esiste veramente. Non posso dubitarne, eppure mi perdo nella sorpresa e nell'ammirazione. A volte ho cercato di ottenere da Frankenstein i particolari circa la formazione della sua creatura, ma su questo punto è stato impenetrabile. «Siete pazzo, amico mio?» disse. «Dove vi porta la vostra assurda curiosità? Vorreste creare anche voi un demoniaco nemico per voi stesso e per il mondo? Tacete! Apprendete le mie sventure e non cercate di aumentare le vostre!» Frankenstein scoprì che prendevo degli appunti sulla sua storia. Chiese di vederli e li corresse lui stesso ampliandoli in molti punti, in particolare dando vita e spirito alle conversazioni tra lui e il suo nemico. «Poiché avete conservato il mio racconto», mi disse, «non vorrei che la verità giungesse mutilata ai posteri». Così trascorse una settimana, durante la quale ho sentito la storia più strana che nessuna immaginazione abbia mai concepito. I miei pensieri ed ogni sentimento del mio animo sono stati assorbiti dall'interesse per il mio ospite, suscitato dal suo racconto e dai suoi modi gentili e raffinati. Vorrei confortarlo. Tuttavia posso consigliare di vivere a uno così infinitamente sventurato, così privo di ogni speranza di consolazione. Oh no, la sola gioia che può conoscere sarà quando riposerà il suo animo distrutto nella pace e nella morte. Comunque, egli gode di un conforto, il frutto della solitudine e del delirio. Crede che quando nei sogni conversa con i suoi amici e da ciò trae consolazione alle sue miserie o incitamenti alla sua vendetta, queste non siano creazioni della sua fantasia, ma gli esseri stessi che lo visitano dalle regioni di un mondo remoto. Questa fede dona una solennità alle sue fantasticherie che me le rendono quasi reali e interessanti quanto la verità. Le nostre conversazioni non sono sempre limitate alla sua storia e alle sue sventure. Su ogni punto riguardante la letteratura in generale, egli dimostra una conoscenza illimitata ed una comprensione rapida e penetrante. La sua eloquenza è vigorosa e toccante, né riesco ad ascoltarlo senza lacrime quando racconta un avvenimento triste o cerca di smuovere le passioni della pietà o dell'amore. Che eccellente creatura deve essere stata nei giorni della prosperità, visto che è così nobile e divino nella rovina. Sembra sentire il suo valore e la grandezza della sua caduta. «Quando ero più giovane», disse, «mi credevo destinato ad una grande impresa. I miei sentimenti erano profondi, ma possedevo una freddezza di giudizio che si addiceva a illustri risultati. Questa sensazione del valore della mia natura mi ha sostenuto quando gli altri sarebbero stati schiacciati, poiché io ritenevo criminale gettar via in dolori inutili quei talenti che avrebbero potuto essere utili ai miei simili. Quando riflettevo sul lavoro che avevo completato, niente meno che la creazione di un animale sensibile e razionale, non potevo classificarmi fra la schiera dei comuni inventori. Ma questo pensiero che mi ha sostenuto all'inizio della mia carriera ora serve solo a immergermi nella polvere.
Tutte le mie speculazioni e speranze non sono nulla. E come l'arcangelo che aspirava all'onnipotenza, io sono incatenato in un inferno eterno. La mia immaginazione era fervida, eppure le mie capacità di analisi e di applicazione erano intense. Unendo queste qualità, ho concepito l'idea e ho realizzato la creazione di un uomo. Persino ora non posso ricordare senza passione le mie fantasticherie quando l'opera era incompleta. Calpestavo il cielo nei miei pensieri, ora esultando dei miei poteri, ora ardendo all'idea dei loro effetti. Sin dall'infanzia mi furono instillate grandi speranze e un'ambizione orgogliosa, ma come sono caduto in basso. Oh, amico mio, se mi aveste conosciuto com'ero una volta, non mi riconoscereste in questo stato di degradazione. Lo sconforto raramente visitava il mio cuore, un glorioso destino sembrava accompagnarmi finché caddi, per mai più rialzarmi. Devo dunque perdere questo ammirevole essere. Ho desiderato tanto un amico. Ho cercato qualcuno che condividesse i miei sentimenti e che mi volesse bene. Ebbene, in questi mari deserti l'ho trovato, ma temo di averlo ottenuto solo per conoscere il suo valore e perderlo. Lo riconcilierei alla vita, ma egli rifiuta l'idea. «Vi ringrazio, Walton», disse, «per le vostre gentili intenzioni verso un così miserabile disgraziato. Ma quando voi parlate di nuovi legami e affetti recenti, pensate che possano sostituire quelli che se ne sono andati? Può un uomo essere per me ciò che fu Clerval o una donna essere un'altra Elizabeth?» Anche quando gli affetti non sono fortemente sostenuti da qualche virtù superiore, i compagni della nostra infanzia possiedono sempre un certo potere sulle nostre menti che raramente ottiene un amico incontrato più tardi. Essi conoscono il nostro carattere di bambini, che per quanto può essere in seguito modificato, non viene mai sradicato, e possono giudicare le nostre azioni con conclusioni più certe sull'integrità dei nostri motivi. Una sorella o un fratello non possono mai, a meno che tali sintomi non siano manifestati presto, sospettare l'altro di frode o di tradimento, mentre un altro amico, per quanto forte sia il suo attaccamento, può a suo malgrado essere guardato con sospetto. Ma io ho goduto di amici cari non solo per abitudine e compagnia, ma per i loro stessi meriti. E ovunque sia, la dolce voce della mia Elizabeth e la conversazione di Clerval sussurreranno sempre al mio orecchio. Essi sono morti e solo un sentimento, in una tale solitudine, può persuadermi a mantenermi in vita. Se fossi impegnato in qualche impresa grandiosa o in qualche progetto, carichi di estrema utilità per i miei simili, allora potrei vivere per realizzarli. Ma questo non è il mio destino. Io devo inseguire e distruggere l'essere a cui ho dato vita. Allora il mio fato sulla terra sarà compiuto e io potrò morire. 2 settembre. Mia amata sorella, ti scrivo circondato dal pericolo e ignaro se destinato a rivedere la cara Inghilterra e i miei cari amici che vi abitano. Sono accerchiato da montagne di ghiaccio che non consentono fuga e minacciano in ogni momento di schiacciare il mio vascello. I coraggiosi uomini che ho convinto ad essere miei compagni si rivolgono a me per aiuto, ma io non ho nulla da offrire. C'è qualcosa di terribilmente spaventoso nella nostra situazione. Tuttavia, il mio coraggio e le mie speranze non mi abbandonano. Comunque è terribile pensare che le vite di tutti questi uomini sono in pericolo per causa mia. Se saremo perduti, i miei folli piani saranno la causa. E quale sarà, Margaret, lo stato del tuo animo? Non verrai a sapere della mia distruzione e aspetterai con ansia il mio ritorno. Gli anni passeranno e verrai presa dalla disperazione e tuttavia torturata dalla speranza. Oh, mia amata sorella, la dolorosa caduta delle speranze del tuo cuore è per me in prospettiva più terribile della mia stessa morte. Ma tu hai un marito e dei dolci bambini. Tu puoi essere felice. Il cielo ti benedica e ti renda così. Il mio sfortunato ospite mi guarda con la più tenera compassione. Egli cerca di riempirmi di speranza e parla della vita come di cosa di valore. Ma ricorda quante volte gli stessi incidenti sono accaduti ad altri navigatori che hanno affrontato questo mare e, mio malgrado, mi riempie di sereni presagi.
Persino i marinai sentono il potere della sua eloquenza. Quando parla non si disperano più. Suscita le loro energie. E mentre loro ascoltano la sua voce, credono che queste enormi montagne di ghiaccio non siano che tane di talpe che scompariranno davanti alla determinazione dell'uomo. Questi sentimenti sono momentanei. Ogni giorno di attesa rinviata li riempie di paura. E io temo che questa disperazione causi un ammutinamento. 5 settembre. È appena venuta una scena di tale particolare interesse che, benché sia molto probabile che queste carte non ti arrivino mai, non posso fare a meno di riportarla. Siamo ancora circondati da montagne di ghiaccio, ancora in pericolo imminente di essere schiacciati dal loro urto. Il freddo è enorme e molti dei miei sfortunati compagni hanno già trovato una tomba fra questo paesaggio di desolazione. Frankenstein è peggiorato giornalmente in salute. Un fuoco febbrile brucia ancora nei suoi occhi, ma è esausto, e quando improvvisamente si alza per fare qualcosa, subito ricade in un'apparente inerzia. Ho menzionato nella mia ultima lettera i timori che consideravo in merito a un ammutinamento. Questa mattina, mentre sedevo a guardare il viso pallido del mio amico, i suoi occhi semichiusi e le sue membra senza tono, fui richiamato da una mezza dozzina di marinai che domandavano di entrare nella mia cabina. Entrarono e il loro capo si rivolse a me. Mi disse che lui e i suoi compagni erano stati scelti dagli altri marinai per venire da me in rappresentanza per farmi una richiesta che, in giustizia, non potevo rifiutare. Eravamo imprigionati fra i ghiacci e probabilmente non ne saremmo fuggiti. Ma essi temevano che se, ed era possibile, il ghiaccio si fosse dissolto e si fosse aperto un passaggio, io sarei stato tanto avventato da continuare il mio viaggio, conducendoli incontro a nuovi pericoli, dopo aver superato felicemente questo. Insistettero dunque affinché mi impegnassi con una promessa solenne che se il vascello fosse stato liberato, io avrei fatto immediatamente rotta verso sud. Questo discorso mi turbò. Io non avevo disperato né avevo pensato all'idea di ritornare se lasciati liberi. Tuttavia potevo, in giustizia, o anche in teoria, rifiutare questa richiesta. Esitai prima di rispondere, ma Frankenstein, che all'inizio era stato in silenzio e a dire il vero sembrava avere appena la forza necessaria per ascoltare, si scosse. I suoi occhi luccicarono e le sue guance si accesero in un momentaneo vigore. Rivolgendosi agli uomini disse: «Cosa volete dire? Cosa chiedete al vostro capitano? È dunque così facile distogliervi dal vostro piano? Non avete definito questa una spedizione gloriosa e perché era gloriosa? Non perché la via fosse facile e placida come una dei mari del sud, ma perché era piena di pericoli e terrori, perché ad ogni nuovo incidente dovevate mettere alla prova la vostra forza ed esibire il vostro coraggio, perché il pericolo e la morte la circondano e questi dovevate affrontare e superare. Per questo era gloriosa. Per questo era un'impresa onorevole. In seguito sareste stati salutati come benefattori della vostra specie, i vostri nomi adorati come quelli di uomini coraggiosi che avevano incontrato la morte per l'onore e il beneficio dell'umanità. Ed ora guardate, alla prima parvenza di pericolo, o se volete, alla prima prova possente e spaventosa per il vostro coraggio, voi indietreggiate e siete contenti di essere ricordati come uomini che non ebbero abbastanza forza per sopportare freddo e pericolo. E così, povere anime, erano infreddoliti e tornarono ai loro caldi focolari. Ma ciò non richiede questa preparazione. Non era necessario arrivare così lontano e trascinare il vostro capitano nella vergogna di una disfatta solo per provare che siete dei codardi. Oh, siate uomini, o siate più che uomini. Siate saldi nei vostri propositi e fermi come rocce. Questo ghiaccio non è fatto della stessa sostanza del vostro cuore. È mutevole e non può resistervi se voi dite che non deve. Non tornate alle vostre famiglie con il segno del disonore marchiato sulla fronte. Ritornate come eroi che hanno combattuto e conquistato e che non sanno cosa vuol dire girare le spalle al nemico». Disse queste parole con una voce così modulata, a seconda dei diversi sentimenti espressi nel suo discorso, con lo sguardo così pieno di nobili piani e di eroismo, che puoi meravigliarti se questi uomini furono commossi.
Si guardarono l'un l'altro incapaci di rispondere. Parlai io. Dissi loro di ritirarsi e di considerare ciò che era stato detto, che non li avrei condotti ancora a nord se desideravano fermamente il contrario, ma che speravo che con la riflessione il loro coraggio sarebbe tornato. Si ritirarono e io mi voltai verso il mio amico, che era sprofondato nel languore e sembrava quasi privo di vita. Come terminerà tutto ciò, non lo so, ma preferirei morire che tornare con vergogna senza aver realizzato il mio obiettivo. Tuttavia, temo che questo sarà il mio destino. Gli uomini, non sostenuti da idee di gloria e di onore, non possono continuare volontariamente a supportare le attuali privazioni. 7 settembre. Il dado è tratto. Ho acconsentito a ritornare se non saremo distrutti. Così, le mie speranze sono spazzate via dalla codardia e dall'indecisione. Ritorno ignorante e deluso. Ci vuole più filosofia di quanta ne posseggo per sopportare questa ingiustizia con pazienza. 12 settembre. È passata. Sto tornando in Inghilterra. Ho perso le mie speranze di fare qualcosa di utile e di gloria. Ho perso il mio amico. Ma cercherò di precisarti queste amare circostanze, mia cara sorella. E mentre sono sospinto verso l'Inghilterra e verso di te, non mi perderò d'animo. Il 9 settembre il ghiaccio cominciò a muoversi e si sentirono rombi come di tuono in lontananza, mentre le lastre si spaccavano e si frantumavano in ogni direzione. Eravamo in imminente pericolo, ma poiché non potevamo che rimanere passivi, la mia massima attenzione era concentrata sul mio sfortunato ospite, la cui malattia aumentava in modo tale da dover essere sempre confinato a letto. Il ghiaccio si spaccò dietro di noi e fu trascinato con forza verso nord. Una brezza si alzò da ovest e lì il passaggio verso sud fu perfettamente libero. Quando i marinai videro che il ritorno al loro paese natio era apparentemente sicuro, un grido di tumultuosa gioia, lungo e prolungato, scoppiò fra loro. Frankenstein, che stava dormendo, si svegliò e chiese il motivo di quel tumulto. «Gridano», dissi, «perché presto torneranno in Inghilterra». «Allora tornate davvero?» «Ahimè sì, non posso oppormi alle loro richieste. Non posso condurli contro la loro volontà al pericolo e devo tornare». «Fate così, se volete, ma io non voglio. Voi potete rinunciare al vostro obiettivo, ma il mio mi è assegnato dal cielo e non oso. Sono debole». Ma certo gli spiriti che assistono alla mia vendetta mi forniranno forza sufficiente. Detto questo, cercò di alzarsi dal letto, ma lo sforzo era troppo grande per lui. Ricadde e svenne. Ci volle molto prima che si riprendesse, e io pensai spesso che la vita si fosse completamente estinta in lui. Alla fine aprì gli occhi. Respirava con difficoltà e non riusciva a parlare. Il medico gli diede un calmante e ordinò di non disturbarlo. Nel frattempo, mi disse che il mio amico aveva di certo poche ore da vivere. La sua sentenza era pronunciata e io non potevo che soffrire ed essere paziente. Mi sedetti accanto al suo letto e lo guardai. I suoi occhi erano chiusi e pensai che dormisse. Ma subito mi chiamò con voce flebile e pregandomi di avvicinarmi disse «Ahimè». La forza su cui contavo se n'è andata. Sento che morirò presto. E lui, il mio nemico e persecutore, può essere ancora vivo. Non crediate, Walton, che negli ultimi momenti della mia esistenza senta quell'odio bruciante e quell'ardente desiderio di vendetta che ho espresso in passato, ma mi sento giustificato nel desiderare la morte del mio avversario. Durante questi ultimi giorni, sono stato occupato ad esaminare la mia condotta passata e non penso sia da biasimare. In un attacco di entusiasta follia ho creato una creatura razionale e gli dovevo assicurare, per quanto fosse in mio potere, felicità e benessere. Questo era il mio dovere, ma c'era una cosa più importante di questa. I miei doveri verso gli esseri della mia specie richiedevano maggior attenzione, perché riguardavano una maggior misura di felicità o di miseria. Spinto da quest'ottica,
Ho rifiutato e ho fatto bene a rifiutare di creare una compagna per la prima creatura. Ha dimostrato una malvagità e un egoismo nel male senza pari. Ha ucciso i miei amici. Si è dedicato alla distruzione di esseri che possedevano sensazioni squisite, felicità e saggezza. E io non so dove questa sete di vendetta possa portare. Miserabile lui stesso, che non possa rendere nessun altro infelice, egli deve morire. Il compito della sua distruzione era mio, ma ho fallito. Quando ero spinto da ragioni egoistiche e malvagie, vi ho chiesto di portare avanti il mio lavoro incompleto ed ora rinnovo la richiesta, mosso solo dalla ragione e dalla virtù. Tuttavia, non posso chiedervi di rinunciare al vostro paese e ai vostri amici per realizzare questo compito. Ed ora che tornate in Inghilterra, avrete poche possibilità di incontrarlo. Ma vi lascio la riflessione su questi punti e una giusta considerazione su quali stimate essere i vostri doveri. Il mio giudizio e le mie idee sono già turbate all'avvicinarsi della morte. Non oso chiedervi di fare ciò che io penso sia giusto, perché potrei essere ancora sviato dalla passione. Mi disturba che possa vivere per essere uno strumento di male. Peraltro, quest'ora, in cui da un momento all'altro aspetto la mia liberazione, è la sola felice di cui abbia goduto da molti anni. Le forme dei miei cari morti aleggiano davanti a me e io mi affretto verso le loro braccia. Addio, Walton. Cercate la felicità nella tranquillità ed evitate l'ambizione, anche se fosse solo quella apparentemente innocente di distinguervi nella scienza e nelle scoperte. Ma perché vi dico questo? Io sono stato deluso in queste speranze, tuttavia un altro potrebbe avere successo. Mentre parlava, la sua voce si fece più debole e alla fine, esausto per lo sforzo, sprofondò nel silenzio. Circa mezz'ora dopo cercò di parlare ancora, ma non ne fu capace. Mi strinse flebilmente la mano e i suoi occhi si chiusero per sempre, mentre la luce di un sorriso gentile gli attraversò le labbra. Margaret, cosa posso dire della prematura scomparsa di questo eccellente spirito? Cosa posso dire per farti capire la profondità del mio dolore? Tutto ciò che posso esprimere sarebbe troppo poco e inadeguato. Le mie lacrime scorrono, la mia mente è oscurata da una nuvola di delusione. Ma viaggio verso l'Inghilterra e forse lì troverò consolazione. Sono interrotto. Che significano questi suoni? È mezzanotte. La brezza soffia dolcemente e la vedetta sul ponte si muove appena. C'è ancora un suono, come di una voce umana ma più aspra. Proviene dalla cabina dove giacciono le spoglie di Frankenstein. Devo alzarmi e controllare. Buonanotte, sorella mia. Gran Dio, che scena è appena avvenuta! Mi sento ancora sconcertato al pensiero. Non so nemmeno se sarò in grado di descriverla, eppure la storia che ho raccontato sarebbe incompleta senza questa stupefacente catastrofe finale. Sono entrato nella cabina dove giacevano le spoglie del mio sventurato e ammirevole amico. Sopra di lui era china una figura che non trovo parole per descrivere, di statura gigantesca, tuttavia di proporzioni sgraziate e deformi. Mentre era chinato sopra la bara, il suo volto era nascosto da lunghe ciocche di capelli ispidi, ma tendeva una grande mano simile al colore e nella pelle a quella di una mummia. Quando mi sentì arrivare, smise di pronunciare esclamazioni di dolore e di orrore e si gettò verso la finestra. Non ho mai visto niente di così orribile come la sua faccia, così ripugnante e spaventosamente odiosa. Chiusi gli occhi involontariamente e cercai di ricordare quali fossero i miei doveri riguardo a questo distruttore. Gli gridai di restare. Si fermò, guardandomi con stupore e voltandosi di nuovo verso la figura senza vita del suo creatore, sembrò scordarsi della mia presenza e ogni lineamento e ogni gesto sembrarono istigati dalla rabbia più selvaggia e da una sorta di incontrollabile passione. «Anche questa è una mia vittima!» esclamò. «Nel suo assassinio i miei crimini sono consumati. La mia miserabile esistenza è giunta alla sua conclusione. Oh, Frankenstein, generoso e devoto essere,
Cosa importa se ora ti chiedo di perdonarmi? Io, che ti ho irrevocabilmente distrutto, distruggendo tutti coloro che tu amavi. Ahimè, è freddo, non può rispondermi. La sua voce sembrava soffocata. I miei primi impulsi, che mi venivano suggeriti dal dovere di obbedire alla richiesta del mio amico morente di distruggere il suo nemico, furono sospesi da un misto di curiosità e di compassione. Mi avvicinai a questo terribile essere. Non osavo alzare gli occhi verso il suo volto. C'era qualcosa di troppo spaventoso e inumano nella sua bruttezza. Cercai di parlare, ma le parole mi morirono sulle labbra. Il mostro continuava a pronunciare rimproveri selvaggi e incoerenti contro se stesso. Alla fine, presi la decisione di rivolgermi a lui in una pausa della tempesta della sua passione. «Il tuo pentimento?» dissi. «È ora superfluo. Se avessi ascoltato la voce della coscienza e dato retta ai pungoli del rimorso prima di spingere la tua diabolica vendetta al suo estremo, Frankenstein sarebbe ancora vivo». «Ma tu sogni?» disse il demone. «Pensi che fossi insensibile all'angoscia e al rimorso? Egli non ha sofferto nella consumazione dei crimini. Oh, non la decimillesima parte dell'angoscia che ho provato io durante il lento indugiare nell'esecuzione. Un egoismo spaventoso mi spingeva avanti mentre il mio cuore era avvelenato dal rimorso. Pensi che i lamenti di Clerval fossero musica per le mie orecchie? Il mio cuore era fatto per essere sensibile all'amore e alla comprensione, e quando fu sviato dalla sofferenza al male e all'odio, non ha sopportato la violenza del cambiamento senza una tortura che tu neanche puoi immaginare. Dopo l'assassinio di Clerval sono tornato in Svizzera col cuore a pezzi e sconfitto. Avevo pietà di Frankenstein. La mia pietà divenne orrore. Aborrivo me stesso. Ma quando scoprì che lui, l'autore della mia esistenza e nello stesso tempo dei suoi indicibili tormenti, osava aspirare alla felicità, che mentre accumulava disgrazia e disperazione su di me, egli cercava la sua gioia in sentimenti e passioni dal cui appagamento io ero escluso per sempre, allora un'invidia impotente e un'amara indignazione mi riempirono di un'insaziabile sete di vendetta. Ricordai la mia minaccia e decisi che doveva essere eseguita. Sapevo che mi stavo preparando a una tortura mortale, ma io ero lo schiavo, non il padrone, di un impulso che detestavo, ma a cui non potevo disobbedire. Ma quando lei morì... No, allora non ero infelice. Avevo gettato tutti i miei sentimenti, soggiogato ogni mia angoscia per abbandonarmi agli eccessi della mia disperazione. Da allora il male divenne il mio bene. A questo punto non avevo altra scelta che adattare la mia natura all'elemento che avevo volontariamente scelto. Il completamento del mio demoniaco disegno divenne un'insaziabile passione. Ed ora è finita. Ecco la mia ultima vittima. All'inizio fui toccato dalle espressioni della sua miseria. Tuttavia, quando ricordai ciò che Frankenstein aveva detto a proposito delle sue capacità di eloquenza e di persuasione, e quando gettai di nuovo lo sguardo sulla figura esanime del mio amico, l'indignazione si riaccese in me. «Maledetto!» dissi. «È bene che tu sia venuto qui a piagnucolare sulla desolazione che tu hai creato. Hai gettato una torcia in una pila di edifici e dopo che sono stati distrutti ti siedi fra le rovine e ti lamenti della loro caduta. Demone ipocrita! Se colui che piangi fosse ancora vivo, sarebbe ancora l'oggetto, diventerebbe di nuovo la preda della tua maledetta vendetta. Non è pietà quella che senti. Ti lamenti solo perché la vittima della tua malvagità si è sottratta al tuo potere». «Oh no, non è così!» mi interruppe l'essere. «Tuttavia tale deve essere l'impressione che ti viene data da ciò che appare essere il proposito delle mie azioni. Comunque non cerco qualcuno che capisca la mia sofferenza. Non ho mai trovato comprensione. Quando all'inizio l'ho cercata, erano l'amore per la virtù, i sentimenti di felicità e di affetto dei quali traboccava il mio essere che io desideravo condividere.
Ma ora che la virtù è diventata per me un'ombra e che la felicità e l'affetto si sono trasformati in un'amara e ripugnante disperazione, in cosa dovrei cercare la comprensione? Sono contento di soffrire da solo finché le mie sofferenze dureranno. Quando morirò, sarò soddisfatto che l'avversione e l'obbrobrio pesino sul mio ricordo. Una volta la mia fantasia era placata da sogni di virtù, di fama e di gioia. Una volta speravo, a torto, di incontrare esseri che, perdonando la mia forma esterna, mi avrebbero amato per le eccellenti qualità che ero capace di svelare. Sono stato nutrito con elevati pensieri di onore e devozione. Ma ora il crimine mi ha degradato al di sotto del più vile animale. Non si può trovare nessuna colpa, nessun crimine, nessuna malvagità e nessuna sofferenza paragonabili alle mie. Quando scorro la spaventosa serie dei miei peccati, non posso credere che sono la stessa creatura i cui pensieri erano un tempo pieni di sublimi e trascendenti visioni di bellezza e della maestosità della bontà. Ma è così. L'angelo caduto diventa un diavolo maligno. Tuttavia, persino quel nemico di Dio e dell'uomo aveva degli amici e dei compagni nella sua desolazione. Io sono solo. Tu che chiami Frankenstein tuo amico, sembri conoscere i miei crimini e le mie sventure. Ma nei dettagli che ti ha dato, non poteva riassumerti le ore e i mesi di sofferenza che ho sopportato, consumandomi in passioni impotenti. Poiché mentre distruggevo le sue speranze, non soddisfacevo i miei desideri. Essi erano sempre ardenti e insistenti. Desideravo ancora amore e amicizia e ancora ero rifiutato. Non era ingiusto questo. Dovevo essere considerato io il solo criminale quando tutta l'umanità ha peccato contro di me. Perché non odi Felix, che gettò il suo amico fuori dalla porta con disprezzo? Perché non maledici il contadino che cercò di distruggere il salvatore della sua bambina? No, questi non sono esseri virtuosi e immacolati. Io, il miserabile e derelitto, sono un aborto da scacciare, da prendere a calci e da calpestare. Persino adesso il mio sangue ribolle al ricordo di questa ingiustizia. Ma è vero, io sono un disgraziato. Ho ucciso i buoni e gli indifesi. Ho strangolato gli innocenti mentre dormivano e ho stretto la gola fino alla morte di chi non aveva mai offeso né me né alcun essere vivente. Ho destinato il mio creatore, esclusivo esempio di tutto ciò che è degno di amore e di ammirazione fra gli uomini, all'infelicità. L'ho perseguitato fino a questa irrimediabile rovina. Lì giace, bianco e freddo nella morte. Tu mi odi, ma la tua ripugnanza non può eguagliare quella che io provo per me stesso. Guardo le mani che hanno eseguito quelle azioni. Penso al cuore in cui l'idea è stata concepita e attendo quel momento in cui queste mani incontreranno i miei occhi e quell'idea non perseguiterà più i miei pensieri. Non temere. Non sarò lo strumento di futuri crimini. Il mio compito è quasi completo. Non è necessaria né la tua morte né quella di nessun altro uomo per portare a termine la mia esistenza e per realizzare ciò che deve essere fatto. Ma è richiesta la mia. Non credere che avrò esitazioni nel compiere questo sacrificio. Lascerò il tuo vascello per la zattera di ghiaccio che mi ha portato sin qui e andrò in cerca dell'estremità più settentrionale del globo. Innalzerò la mia pira funebre e consumerò fino alle ceneri questo miserabile corpo affinché ciò che rimane non possa dar luce a qualche curioso o empio disgraziato che voglia creare un altro essere come me. Morirò. Non sentirò più le angosce che ora mi consumano, né sarò più la preda di sentimenti insoddisfatti e mai estinti. Colui che mi ha chiamato alla vita è morto, e quando anch'io non ci sarò più, il ricordo di noi due svanirà rapidamente. Non vedrò più il sole o le stelle, né sentirò il vento sfiorare le mie guance. La luce, i sentimenti e le sensazioni passeranno, e in questa condizione devo trovare la mia felicità. Alcuni anni fa,
quando le immagini che offre questo mondo mi si presentarono per la prima volta, quando sentii il calore piacevole dell'estate, udii il fruscio delle foglie e il cinguettio degli uccelli, e questo era tutto per me, avrei pianto all'idea di morire. Ora è la mia unica consolazione. Corrotto dai crimini, estraziato dal più amaro rimorso, dove posso trovare pace se non nella morte? Addio, ti lascio. Tu sarai l'ultimo essere umano che questi occhi vedranno. Addio, Frankenstein. Se tu fossi ancora vivo, e se ancora accarezzassi un proposito di vendetta contro di me, questo sarebbe soddisfatto più dalla mia vita che dalla mia distruzione. Ma non è stato così. Tu hai cercato la mia estinzione affinché non causassi sventure più grandi. E se ancora, in qualche modo a me sconosciuto, non hai cessato di pensare e di sentire, non puoi desiderare contro di me vendetta più grande di quella che sento. Per quanto tu sia stato annientato, la mia angoscia è stata superiore alla tua, poiché il pungolo amaro del ricordo non cesserà di bruciare nelle mie ferite finché la morte non le chiuderà per sempre. «Ma presto!» gridò, con triste e solenne entusiasmo. «Io morirò, e ciò che ora sento non lo sentirò più. Presto queste sofferenze ardenti saranno estinte. Salirò trionfante sulla mia pira funebre ed esulterò nell'agonia delle fiamme che mi tortureranno. La luce di quella conflagrazione svanirà. Le mie ceneri saranno sparse nel mare dai venti. Il mio spirito dormirà in pace, o se penserà, non sarà certo così». Detto questo, balzò fuori dalla finestra della cabina sulla zattera di ghiaccio che stava accanto al vascello. Poi fu portato via dalle onde e si perse lontano nelle tenebre.